Con Grazia Di Bari, consigliera con delega alla cultura della Regione Puglia. Consigliera, dove devono andare Monte Sant'Angelo del Gargano per prepararsi al meglio il 24 e il 25? Monte Sant'Angelo ha fatto un bel percorso grazie alla presentazione come capitale della cultura, come finalista. Questo significa che quell'azione non si deve esaurire nella candidatura a capitale della cultura italiana, ma deve proseguire grazie anche alle risorse che sono state già messe in campo da Regione Puglia, perché Regione Puglia ha voluto far sì che tutte le finaliste a capitale della cultura poi fossero riconosciute capitale della cultura Puglia. Questo per far sì che i progetti presentati, quindi tutto quel lavoro che è stato fatto per Capitale della Cultura, possa essere poi concretamente realizzato attraverso l'aiuto che può dare sia in termini economici la Regione Puglia, ma anche come Dipartimento, come Consorzio del Teatro Pubblico Pugliese, ma anche con la Puglia Film Commission e Puglia Promozione. Questo per dare inizio poi al percorso che porterà al giubileo del 2025, che inizierà col 2024, grazie all'apertura della Porta Santa da parte del Papa Francesco. Questo significa per il Monte Sant'Angelo un ulteriore percorso da fare insieme in rete con la Regione Puglia, perché sappiamo benissimo essere un sito molto visitato da un punto di vista religioso, sappiamo essere un sito molto visitato dai camminatori perché si inserisce nell'itinerario dei cammini religiosi e culturali. Quindi tutta una serie di obiettivi che potremo raggiungere soltanto se faremo un lavoro fatto insieme di condivisione, così come è stato per la candidatura alla capitale della cultura italiana.